Salve, volevo chiedere se ci fosse un modo per smascherare qualcosa che la nostra mente è convinta che abbiamo fatto. Spesso mi capita di avere dubbi nel pensare se qualcosa è successo e più ci penso, più mi convinco che è capitato davvero. Quindi, come capire se è successo davvero oppure no? C'è qualche tecnica? Spoiler obbligatorio. Si tratta di ansia, non del tuo cervello che si sta deteriorando. Dubbi e domande sul buon funzionamento della propria memoria sono abbastanza comuni fra le persone ansiose. È una forma di ipocondria o patofobia come un'altra, solo che invece che preoccuparti di avere un tumore o la sclerosi multipla, ti preoccupi di essere smemorato. Ma sempre preoccupazione è. Se vuoi farti qualche esame neuropsicologico per confermarlo, va benissimo. Però una volta che ottieni l'esito negativo, inizia a entrare nell'ordine di idee che, se dubbi di questo tipo si mantengono, non hanno nulla a che vedere con il buon funzionamento della tua memoria. Perché il problema sarebbe non che non ti ricordi bene se qualcosa è successo. Il problema sarebbe che ti stai preoccupando troppo. È ansia. Per capire perché, diamo un rapido sguardo a come funziona la memoria. Viviamo nell'era dei computer, quindi una delle tentazioni potrebbe essere quella di fare paragoni troppo stretti e troppo rigidi fra il funzionamento della memoria dei calcolatori e la nostra memoria. Il cervello non immagazzina ricordi scattando foto, cioè salvando ogni singolo pixel della scena che stai osservando, perché altrimenti lo spazio di memoria si esaurirebbe in poco tempo. Invece il cervello adotta uno schema di compressione dei dati. In altre parole, salva le immagini visive, auditive e di altro tipo, scegliendo solamente gli elementi importanti dell'immagine e salvando solo quelli. Per fare un esempio, se vedi passare una Ferrari rossa per la strada, il cervello non registra la scena come una telecamera, cioè un fotogramma appresso all'altro, ma salverà qualcosa tipo Ferrari rossa che passa ad alta velocità in via Roma. Non esattamente così, ma tanto per capirsi. Il risultato di questo modo succinto di salvare i ricordi è che quando li devi richiamare dalla memoria, il cervello deve operare una ricostruzione per andare a riempire i buchi dei pezzi che aveva buttato via, per poter ricreare la scena. E nel fare questo, la scena diventerà inevitabilmente diversa rispetto a com'era nell'originale. In termini informatici, si direbbe che il cervello salva le informazioni in modo lossy, non lossless, cioè in modo più simile a delle foto JPEG piuttosto che BMP. La dimostrazione di tutto questo la puoi vedere nella psicologia della testimonianza. Se tu prendi 10 testimoni che hanno assistito a una scena, per esempio un incidente automobilistico, e chiedi loro di raccontarti com'è andata, avrai 10 descrizioni diverse, perché ogni cervello butta via le informazioni che preferisce, a seconda di come è fatto, a seconda di ciò a cui dà importanza, eccetera, e quindi ricostruirà la scena in modo diverso al momento del ricordo. Elizabeth Loftus è la psicologa che ha dedicato la propria vita allo studio della memoria, mostrando non solo come sia facile modificare i ricordi, ma addirittura impiantarli dal nulla, cioè creare falsi ricordi nelle persone. In un esperimento alcuni attori erano vestiti da soldati mentre fingevano di torturare una vittima. Il tuo compito era ricordare e riconoscere la faccia del torturatore. Facile, no? Uno così non potresti mai dimenticarlo. Alla fine dell'esperimento ti mostravano 9 foto diverse e tu dovevi riconoscere la faccia dell'aguzzino. Ebbene, l'85% delle persone scelse clamorosamente la faccia sbagliata, perché fra l'altro gli sperimentatori avevano messo in atto alcune tecniche per confondere deliberatamente i soggetti dell'esperimento. Ora, immagina di essere in un'aula di tribunale e che la tua testimonianza possa contribuire a fare giustizia oppure a mandare in galera un innocente. La Loftus ha ricevuto molti riconoscimenti ed è stata considerata una delle psicologhe più influenti dei nostri tempi, ma i suoi studi sono considerati controversi da alcuni. Ad esempio, alcuni terapeuti, specie di indirizzo analitico, dopo che lei ha mostrato quanto sia facile modificare i ricordi anche in terapia, quando si rimugina e si parla troppo del passato. Il naturale egocentrismo delle persone le fa attaccare a tutto ciò che appartiene loro e la propria biografia e i propri ricordi sono troppo personali perché una scienziata qualsiasi possa permettersi di arrivare e dire:
Guarda che ti sbagli. Quello che credi di ricordare non è mai avvenuto. Ad esempio, in molti presunti abusi ricevuti durante l'infanzia, dove la persona giura e spergiura di ricordare di essere stata abusata. Questo non significa sminuire la gravità di fatti come questi o dire che non esistono. Ma se vogliamo davvero scoprire come stanno le cose e attenerci alla realtà per prendere decisioni, non possiamo non tener conto del modo ingannevole in cui la nostra memoria funziona. E se creare false impressioni è così facile, pensa a quante informazioni senti girare ogni giorno su internet e sui media. E poi chiediti, come fai a sapere che ciò che credi di sapere è vero? Il gruppo di studio della Loftus negli ultimi tempi si è dedicato a cercare di scoprire quali persone sono più suscettibili alla disinformazione. Ed è il risultato, per dirlo con parole sue, che più sei intelligente, più resisti alla disinformazione. Insomma, come diceva Wittgenstein, non bisogna aver fretta di cogliere la verità, ma bisogna prima girarle un po' intorno.